la ricchezza finisce con l'essere la sciagura umana, per il semplice ragione che gli uomini diventano attivi, forti, con una forza biologica e psicologica quando c'è la povertà. Quando c'è la ricchezza si indebolisce la cultura, si indebolisce la civiltà. Quando io mi sono messo a studiare all'università, non c'erano soldi in casa mia, 10 figli, pensate un po' se c'erano soldi, sono andato a fare l'opera in Germania per un anno, a raccattare un po' di soldi. Non era eroismo, era la cultura di tutti. Adesso non mi viene in mente a nessuno di voi che vivete in una società tutto sommato opulenta per poter studiare e fare una cosa di questo genere, anche se c'è qualcuno che nell'indigenza va a fare la cameriera, va a fare l'aiuto bar. Ecco, è solo l'indigenza che crea le persone forti. Sono tre filosofi importanti per me. Il primo è mio maestro Severino, con cui ho vissuto 60 anni insieme. L'altro è Karl Jaspers, che mi ha fatto contaminare con la psichiatria. E infine il terzo si chiama Martin Heidegger, che insomma non era male. E allora l'etica del viandante, invece di fare i conti come li abbiamo fatti noi in Occidente con la proprietà, il confine, la legge, fa invece esperienza della differenza. E che questo sarà il futuro dell'umanità, perché i migranti confonderanno i confini. E il futuro dell'umanità sarà nella forma della deterritorializzazione,